Alla fine avevo convinto Marcus a lasciarmi uscire. Avevo dormito a lungo ed era rimasto a vegliare su di me. Dovevo riprendere il contatto con la realtà. Le condizioni fisiche peggioravano in fretta. E il mio stato mentale pure. Stavo quasi per lasciarmi andare. Sapevo che non avrei retto ancora per molto. Salve, sono il detective Carla Valente, polizia. La polizia. Mi hanno trovato. Un pezzo di carta per stampante. Penso di averlo usato come segnalibro. Oh, sarà meglio nasconderlo. Riccardo III. Spesso leggo Shakespeare. Mi piace il tono sobrio e disperato. Marcus mi ha regalato questo libro, uguale a quello che ho lasciato al ristorante. Meglio non lasciarlo in giro. Salve, sono il detective Carla Valenti, polizia. Lei è Lucas Kane, vero? Sono qui per rivolgerle qualche domanda. Ci sono delle domande che vuole farmi? Nulla di personale, davvero. La manutenzione informatica è di sua competenza, giusto? Solo un paio di domande, sarò breve. Cosa vuole sapere? Conferma che questo elenco proviene da questa banca? Dirà qualcosa sulla filigrana? La carta proviene da qui. Nella filigrana c'è il nostro codice identificativo. Esiste un modo per stabilire dove è stata stampata? Il suo capo mi ha informato di tutto, ma forse potremmo sapere qualcos'altro. Questa carta viene usata dagli acquirenti di azioni per stampare i prezzi. Ce ne sono almeno un centinaio in questa banca. Quest'uomo è molto teso. Le domande della polizia lo innervosiscono. C'è qualche problema, signor Kane? Eh? No, chiedo scusa. Esiste un modo per sapere dove è stato stampato il documento? Non proprio. Le nostre stampanti non lasciano alcun segno identificativo. Un testimone ci ha aiutato a fare un identikit. Le dispiace dare un'occhiata? Le ricorda qualcuno? Ehi, assomiglia a molte persone che conosco. Potrei persino essere io. Ha ragione, a volte sono un po' approssimativi. Quest'uomo assomiglia vagamente all'identikit. Potrebbe essere lui. Qualcosa di insolito qui alla banca ultimamente. Mi hanno detto cosa gli è capitato ieri. Chissà se ne farà parola. Sì, io... Beh, in realtà soffro di attacchi di epilessia. Sono molto rari, ma possono essere violenti. Infatti ieri
Ne ho avuto uno e credo di aver dato spettacolo, ma questa è l'unica cosa degna di nota che è successa ultimamente. Che strano, gli avambracci sono fasciati. Chissà cosa gli è successo. Cosa le è successo alle braccia? Oh, ho avuto uno stupido incidente in casa. Non credo proprio di essere portato per il fai da te. È lei nella foto con il prete? È forse un suo amico? Quel prete gli assomiglia moltissimo. Forse è un membro della sua famiglia. È mio fratello, Marcus. Quest'uomo ha qualcosa che non va. Forse passare tutto il giorno a un computer frigge il cervello. Non mi sento molto bene. Devo andare a rinfrescarmi un po' la faccia. Vada pure, l'aspetto qui. Si comporta in modo strano. Meglio dare un'occhiata veloce alla sua scrivania. Ci saranno delle impronte sopra. Così sarà facile stabilire se è il nostro uomo. C'è qualcosa scritto sulla foto. LK MK giugno 2003. Non c'è niente di interessante. Si sente meglio? Sì, grazie. Non ho altre domande, tolgo il disturbo. Grazie per la collaborazione. Il cappio si sta stringendo, la polizia mi sta accerchiando. Torneranno e la prossima volta mi prenderanno. Agatha è la mia ultima possibilità. È l'unica che sembra capire ciò che mi sta succedendo. Spero solo che questa volta mi darà qualche risposta. Agatha! Agatha! Sono Lucas! Qualcuno è uscito dalla finestra. Signore, mi serve il suo nome prima di poter registrare il messaggio. Signore, un'auto della polizia sarà lì tra pochi minuti. Aspetta, signore. Agatha! Uccisa. Era l'unica che avrebbe potuto salvarmi, l'unica che sapeva. Forse ha lasciato qualcosa. La risposta potrebbe essere qui. Presto, devo perquisire l'appartamento prima che arrivi la polizia. Cosa ti porta qui, giovanotto? Dimmi, qual è la tua gabbia?
Ehi, c'è un pezzo di carta in questa gabbia. Dannazione, lo sportellino è chiuso. Ci deve essere una chiave da qualche parte, almeno qualcosa per forzarla. C'è una chiave nel sacchetto dei segni. Articolo di giornale del 1928. Perché Agatha vuole che lo legga? Polizia di New York, c'è qualcuno? Ehi, Kevin, chiama un'ambulanza! C'è un corpo a terra! Ehi là, c'è qualcuno in casa? Tyler! Non ti aspettavo così presto! Fammi un favore, riscalda il forno! Oh, e prendi lo champagne dal frigo e versalo in due bicchieri! Io arrivo subito! Buonasera, Detective Miles. Lo sa che giorno è oggi? Natale è già passato. È il 4 luglio. No, quello è in estate. Ok, mi arrendo. Tyler! Ok, tesoro. Sono trascorsi esattamente 2 anni da quando ho incontrato la donna dei miei sogni. Metti un po' di musica. Ho voglia di ballare. Try to take control.
Ora avevo in mano tutti i pezzi del puzzle. Dovevo solo unirli per trovare il nostro assassino. Sulla mia scrivania c'erano le informazioni sulla Nazer & Jones, mentre su quella di Tyler c'erano gli indizi del ristorante. L'identità dell'assassino era nascosta qui. Le impronte dell'assassino trovate sull'arma del delitto. Il pezzo di carta con l'elenco di azioni che l'assassino ha usato come segnalibro. L'elenco degli impiegati della Nazer & Jones. Abbiamo nome, indirizzo e foto di tutti quelli che lavorano alla banca. Ehi, ecco il file di Kane. È il nostro uomo. No, non c'è alcun collegamento tra questi due elementi. Detective Valenti. Ciao Carla, sono Garrett. Volevo avvisarti che ho spedito i risultati dei test sulle impronte trovate sulla penna. Li trovi nella posta elettronica. Perfetto, ti ringrazio. Li guarderò subito. La compagnia dei taxi dovrebbe averti inviato le destinazioni delle vetture in servizio dalla via della Tavola Calda. L'elenco nel fax del tuo ufficio. Grazie. Ciao Garrett. Ciao Carla. L'elenco delle corse dei taxi la notte dell'omicidio. Se l'assassino se n'è andato su un taxi, qui potrebbe esserci il suo indirizzo. Ho già visto questo indirizzo. Ma certo! La notte dell'omicidio qualcuno ha preso un taxi per andare a casa di Kane. Ecco il mio primo collegamento. Me ne serve un altro per essere certa che Kane sia il nostro uomo. Le impronte digitali di Lucas Kane. Non c'è dubbio, le impronte trovate al ristorante e sulla penna sono della stessa persona. Questa volta non ci sono motivi per dubitare. Lucas Kane è l'assassino del ristorante. Devo informare subito Tyler. Avanti! Salve, Carla. Ho visto la luce accesa e ho pensato di fermarmi a fare un saluto. Oh, Martin, qui la sera è tutto più tranquillo. Posso pensare in pace. Carla, io... c'è qualcosa che devo assolutamente dirle. Devo parlarle. Ho visto l'assassino del ristorante. Ha salvato un bambino che stava affogando in Central Park. Il bambino sarebbe morto senza il suo aiuto. Ero lì quando è accaduto. Non ho potuto arrestarlo dopo aver visto ciò che aveva fatto. Ho pensato che meritava un po' di pace. Mi dispiace. Credo che al tuo posto avrei fatto la stessa cosa. Non ti devi preoccupare, Martin. Sarò nei paraggi ancora per un'ora. Un dannato rapporto da dattilografare. Venga a trovarmi se le serve compagnia. A più tardi, Martin.
Non rispondere, amore. Scusa, tesoro, devo rispondere. Potrebbe essere importante. Tyler, no! Pronto? Lo abbiamo in pugno, Tyler. Sto arrivando. Tyler, ti avverto. Se te ne vai ora, non te lo perdonerò mai. Non ci metterò molto. Bevi un sorso di champagne e io tornerò prima che tu abbia finito il bicchiere. Mi spiace, tesoro, ma è una cosa importante. Ma e io? Non sono importante. Tyler! Piacente, siamo chiusi. Torni domani. Oh, non ci vorrà molto. Nasternaknitlan, Castanekli Queknitlan Nar. Castanekli Queknitlan Nar.